Ho cominciato quasi per gioco, finito il primo disco, pensavo che sarebbe finito tutto, poi mi hanno richiamato, il quarto ho cominciato ad avere un certo successo, era diventato il mio mestiere. Non mi sono mai messo come musicista, sulle parole forse riuscivo meglio, ecco perché la mia preferenza. Questo, la morte. In teoria non la temo, in pratica, boh. Sono stato ben contento di queste analisi che hanno dato un certo valore alle mie canzoni. A me ha fatto sicuramente piacere, anche se tante volte ho detto, ma sei sicuro che abbia voluto dire quelle cose lì? Lei ha voluto chiederglielo, però. Questo c'è stato un vicendevole scambio di opinioni sul lavoro. Forse ho scritto delle buone canzoni, ho scritto anche delle musiche piacevoli, decenti, ma non mi sono mai messo come musicista. Sulle parole forse riuscivo meglio, ecco perché è la mia preferenza. A volte è un gioco della recitazione. Citare un autore, citare una frase, a volte viene spontaneo e inconsciamente, perché nel bagaglio di letture che hai fatto nella vita, certe cose rimangono dentro e le sono spontanee, così, senza che uno se ne accorga. No, perché scrivo libri, e quindi è un altro modo di scrittura, ma è sempre scrittura. In un certo modo sì, noi veniamo da un periodo in cui si parlava di canzoni da imitare. In Italia ce n'erano pochissime, andavano scoperte, ma ce n'erano. Però seguivamo il grande filone francese, Jacques Brel, di Brassens, da cui tanto poi Brassens ha preso il puntismo di André. Seguivamo questo genere, che chiamavamo canzoni da cabaret, come se ognuno di noi fosse stato a Parigi, a vivere a Parigi, avesse visto cosa fosse. Non l'ho mai detto. Voglio fare il musicista. È accaduto, ero all'università e quindi impegnato all'università e ho cominciato quasi per gioco, finito il primo disco, pensavo che sarebbe finito tutto, poi mi hanno richiamato, ho fatto il secondo e così ho poi fatto il terzo, poi il quarto ho cominciato ad avere un certo successo, era diventato il mio mestiere. Forse mio padre, non lo so, dico, è stato più contento per i libri. Fanni che va ad un cane che parla di Modena, ci sono Blues che parla di Bologna e adesso ho appena finito e stiamo riguardandolo un altro libro che non ha ancora un titolo, che parla di Pavana adesso, cioè fra la Pavana delle cronache e quello che è successo fino adesso nel giro di questi 40-50 anni, Capellino è morto e quindi queste croniche recenti sono sulla morte dell'Appennino, sulla morte del paese, su moltissime case vuote in vendita, mancanza assoluta di gente, la morte dell'Appennino. Tu ritorno anche a Pavana, è stata la sua America, ecco. Sì, da un certo punto di vista, sì. Ma da un lato fa piacere, certe cose sei favorito, anche. Altre volte invece può darsi che diventi una noia, perché ti fermano, cominciano ad arrivare branchi di 5-6 persone più volte al giorno, passi il tuo tempo a parlare con degli sconosciuti, quindi diventa pesante. Però da un lato, ovvio che fa piacere anche che ti riconoscano in un certo modo, che ti vedano sotto un certo aspetto e questo fa piacere. Ma normalmente leggendo, o meglio, facendomi leggere, perché ho un disturbo agli occhi e non riesco più a leggere, il che per me è gravissimo, perché la lettura è uno dei miei impegni quotidiani più assidui, quindi la lettura mi manca. Però quindi facendomi leggere, ascoltando gli audiolibri, guardando la televisione, scrivendo e anche parlando con la sera, con degli amici, andando fuori a mangiare. Quando si vive in un paese così, si fanno due cose fondamentali. Uno è guardare gli annunci del meteo, il tempo, ci si guarda continuamente che tempo fa, per i funghi per esempio, o roba del genere, l'orto. E l'altra, a chi muore, perché ormai siamo rimasti
pochi e siamo sempre meno. Non ho idea, cioè in teoria non la temo, in pratica è lì il discorso. Da giovani non ci si pensa, ci si ritiene immortali e arrivati a una certa età ci si accorge con grande tristezza che la metà almeno dei tuoi amici non ci sono più, e questo da un lato è drammatico, poi ti rallegri per esserci ancora perché dici, beh, ma io sono ancora qua tutto sommato.